buonasera a tutti, spero si senta. Sono molto emozionata perché vedo davanti a me una platea folta di amici, di conoscenti, di persone che non conosco e con molto piacere di vedere qui stasera per parlarvi di arte, di bellezza, di cose che forse un po' tutti sappiamo e conosciamo, magari non saranno così nuove, però appunto come chi mi ha preceduto ha detto, in realtà la fragilità può essere una chiave di lettura interessante per capire anche quella che è la genialità. E quindi possiamo chiederci perché mettere insieme due talenti geniali dell'arte come Leonardo e Van Gogh, che sono comunque separati da 4 secoli e appartengono a scuole di pensiero, hanno avuto vite completamente diverse, cosa c'entrano l'uno con l'altro? Personalità, ora le vedremo nel dettaglio, completamente diverse, l'uno brillantissimo, abile conversatore, bello, atletico, modaiolo, organizzatore di eventi, pittore, ingegnere, filosofo, musicista, architetto, l'altro veramente un disperato della società, un suicidato dalla società, come vedremo c'è anche un libro dedicato a Van Gogh che parla di questo. Perché metterli insieme? Perché entrambi hanno collegato l'arte alla scienza, quindi sono andati oltre, hanno unito due cose che possono sembrare anche molto diverse e non casualmente Leonardo, anche un po' casualmente Van Gogh, nel senso che con non consapevolezza è riuscito a concepire 60 anni prima dei matematici la concezione della dinamica dei fluidi, di cui più avanti parleremo. Quindi anche chi è ultimo può essere il primo e può eccellere nell'arte e nella bellezza. L'arte e bellezza, io ripeto, sono molto emozionata perché sono anche abituata a stare in pubblico, ma in questo caso parlo della cosa che mi piace di più, l'arte che seguo per passione. Non è un lavoro, ma è proprio un mio interesse da sempre e quindi mi fa molto piacere parlarne con voi. Non vuole essere un racconto sapiente, ma vuole quasi essere una conversazione tra amici per vedere e parlare di cose belle, quindi non di crisi, parliamo di bellezza, di stupore e meraviglia di fronte anche a disegni meravigliosi che vedremo. Quindi la giornata mondiale del disegno è oggi, il 27 aprile, è stata diciamo considerata tale dall'Associazione Internazionale dei Disegnatori Grafici e quindi vuole porre un accento sullo sviluppo creativo, della creatività, e quindi direi che la serata è quella giusta. Allora, iniziamo a vedere Leonardo da Vinci, che tipo di vita ha avuto. Allora, appunto, come vi ho detto, è stato un personaggio brillantissimo, eccelso in tutti i campi, noi lo conosciamo così, come il genio assoluto. In realtà, Leonardo ha avuto un'infanzia molto difficile e quindi anche l'infanzia si riallaccia al tema della fragilità. Leonardo è nato il 15 aprile del 1453 a Vinci, vicino a Firenze. È nato però come figlio legittimo di un notaio molto stimato e molto famoso e di una contadina che si suppone di origini orientali. Quindi, essendo vivendo in quell'epoca, allora i figli illegittimi non erano riconosciuti come tali, quindi Leonardo è vissuto con il nonno e con due madri, la madre vera che però ha visto per pochissimo tempo e poi la madre adottiva, diciamo che è la donna che ha sposato Ser Piero da Vinci. Quindi non ha ricevuto un grandissimo affetto, si è sempre considerato un diverso, uno che non ha potuto avere le stesse attenzioni che avrebbe potuto avere un figlio legittimo, quindi non ha potuto fare gli studi accademici, quindi non conosceva il latino che in allora era la lingua che veniva parlata ad un certo livello della società e quindi già si sentiva automaticamente escluso da un certo giro intellettuale. Poi Leonardo quindi vive i primi 5 anni della sua vita in campagna, a contatto con la natura. Quindi questa cosa lo rende già speciale, diverso da tutti, perché studia gli animali, le piante, adora immergersi nella campagna. In questo vedremo poi un'assonanza con Van Gogh, entrambi amano tantissimo la natura e entrambi disegnano benissimo. Quindi la giornata mondiale del disegno, ora vediamo il disegno che cosa ha significato per Leonardo.
per Leonardo arte e scienza sono un tutt'uno. Per lui il disegno è sempre stato il filo del suo pensiero e quindi tutto quello che lui ha espresso scrivendo, scrivendo da destra verso sinistra, perché si dice, anzi era un mancino, ma sapeva scrivere in tutti e due modi. Ha usato con grande abilità e arguzia anche questa sua scrittura particolare, perché era talmente geniale e misterioso che amava scrivere delle cose anche criptate, ricche di simbologia, che non potessero essere capite in un solo modo, in una sola maniera, ma che si potessero leggere anche allo specchio, come anche tanti suoi dipinti visti allo specchio rivelano sempre cose nuove. Leonardo è praticamente un alieno. Tra le tante leggende, i miti, tutta diciamo, la letteratura che gira intorno a questa figura mitica, c'è anche l'idea che lui fosse capitato nel 500, quindi in pieno Rinascimento, caduto quindi sulla Terra da un pianeta lontano, perché in effetti aveva una mente talmente aperta che è riuscito a captare, a interpretare tutto ciò che gli uomini avrebbero, come dire, realizzato, pensato di aver bisogno molti secoli dopo. Leonardo è stato, poi ci sono ovviamente ogni cosa che io vi dico ha mille interpretazioni, è suscettibile di mille interpretazioni diverse. Allora, c'è chi dice che lui ha progettato la bicicletta perché nei suoi appunti, perché Leonardo ha lasciato un corpus dei suoi pensieri scritti enorme, ha lasciato in eredità a Francesco Melzi, che era il suo compagno di viaggio, diciamo, fino all'ultimo, gli ultimi anni della vita, che poi in parte ha venduto, ha portato altrove, una parte è andata persa. Però diciamo, abbiamo tantissimi pensieri e appunti scritti e per fortuna questa parte della sua eredità è ancora in Italia, mentre invece le opere più belle sono quasi tutte fuori. Sapeva interpretare ogni cosa dal vero in un modo ineccepibile. E a seconda dell'argomentazione, a seconda di quanto voleva esprimere del sentimento umano, così diversamente disegnava. Però voglio dirvi, prima di passare ai disegni che vedremo con Marco che mi darà una mano, ne proietteremo e ne parleremo, dirvi ancora due cose sulla sua vita. Leonardo, appunto abbiamo visto, era un eclettico, poliedrico, mille interessi, ma si sentiva comunque per certi aspetti un asociale. Quando arriva, vive col padre, a 14 anni va ad abitare a Firenze. Quindi voleva staccarsi dalla campagna e iniziare una vita all'interno della società, perché era molto ambizioso. In realtà il pensiero di Leonardo era quello: voglio lasciare qualcosa di me, perché l'uomo, se non lascia qualcosa dopo la morte, non è che spuma di mare, così diceva lui. Infatti questo filo di pensieri scritti che ci sono arrivati fino ad oggi ci permettono di sapere molto di lui e vedremo che la stessa cosa capiterà anche per Van Gogh, perché anche Van Gogh, scrivendo la lettera al fratello, circa 600 che siamo riusciti a leggere e a quindi interpretare, ha scritto molto di quello che pensava, altrimenti non sapremmo quasi nulla, potremmo soltanto capirlo dalle loro opere. Quindi Leonardo, quando arriva a Firenze, vorrebbe inserirsi nella società e quindi sentendosi comunque in questa condizione diversa dagli altri, quindi di figlio illegittimo che non può, a parte avere l'eredità, ma Leonardo non era così attaccato ai beni materiali, tutto quello che guadagnava con le sue opere lo spendeva e lo investiva nei suoi progetti, perché in realtà la scienza era quello che lo attraeva di più. Per lui le opere d'arte, la pittura era una cosa in più per riuscire a trasmettere i suoi pensieri e per studiare l'uomo. Lui amava tantissimo la natura umana e quindi la maggior parte delle opere le crea proprio su commissione, quindi per guadagnare e a sua volta per reinvestire nei suoi progetti, che spesso saranno progetti così, che in allora forse neanche servivano, a pensare ad un aereo, pensare ad un carro armato, pensare alla tuta di un palombaro, saranno tutte cose che arriveranno dopo e vedremo quanto, pensiamo adesso, quanto Leonardo fosse avanti, quindi un alieno caduto sulla Terra.
E vedremo anche in Van Gogh questa cosa, cioè quanto sarà avanti, quanto lui riuscirà a percepire attraverso la sua arte, tanto da stupire ancora adesso, perché cioè, è riuscito a interpretare con i suoi dipinti una teoria che nessuno capisce bene cos'è. Ma questo ve lo spiegherò dopo quando guarderemo il dipinto Notte Stellata. Torniamo a Leonardo. Allora lui arriva a Firenze e si sente come un sasso che arriva dal fiume e viene gettato su una strada. Allora le strade di Firenze erano tutte piene di sassi, questi sassi venivano schiacciati dai carri, dagli stivali infangati, dagli stivali sporchi di sterco, e Leonardo si sente così, un sasso tra tutti questi sassi che però non è abituato ad essere calpestato, quindi anche lui in società si sente fragile, si sente debole, si chiude agli altri e non esprimerà mai le sue emozioni vere, i suoi sentimenti. Leonardo non ha mai rivelato i suoi sentimenti per una donna, non è mai stato sposato, si presume, si è quasi certi della sua omosessualità, ma in realtà lui non ne ha mai parlato, perché ovviamente essendo già in allora l'invidia il sentimento più diffuso, conoscendo questo suo grandissimo talento, cercarono anche di diffamarlo, proprio cercando di accusarlo di episodi di sodomia nei confronti di un allievo che aveva poi nella bottega a Firenze. E quindi dopo quell'esperienza Leonardo si chiuse in se stesso, si chiuse agli altri, cercò sempre di studiare la natura umana, ma di se stesso e dei suoi sentimenti spiegò sempre molto poco. La sua grandezza dal punto di vista della storia dell'arte sta soprattutto nell'innovazione che ha portato anche nella pittura, e ci sono dei passaggi fondamentali che hanno praticamente fatto fare dei passi avanti verso un tipo di pittura completamente innovativa, dove ha inserito, cioè il ritratto di Leonardo non è il ritratto del 400, prima c'era un ritratto celebrativo, dinastico, no? Che interpretava il personaggio nobile con quello che si voleva trasmettere di quel personaggio. Leonardo no, Leonardo trasmette il tempo nel tempo, il passaggio del tempo sul viso, il movimento, il moto dell'animo. Vedremo che il moto dell'animo è uno dei cardini su cui si basa la pittura leonardiana, e ha inserito la prospettiva aerea, che adesso vedremo nel dettaglio, ha inserito la rotazione del collo, il movimento, quindi il contrappeso tra i due corpi che devono essere perfettamente bilanciati. Cioè, veramente nel campo della pittura ha cambiato il mondo, ma quello che lui interessava veramente era la scienza, era riuscire a sapere di più, anche sul piano dell'anatomia. Ora vedremo poi i disegni. I disegni di Leonardo possono essere di due tipi, sono stupendi, meravigliosi, soprattutto quelli realizzati in punta d'argento, che era una penna particolare con una specie di inchiostro, con la punta proprio fatta d'argento, che era difficilissimo da usare, rendeva un tratteggio meraviglioso. E infatti ci sono dei disegni che sono arrivati a noi che sono veramente tra i più belli del Rinascimento, dell'epoca rinascimentale, però non si poteva cancellare, quindi se avesse fatto un errore avrebbe rovinato l'opera, quindi era molto difficile da usare e si usava appunto molto di rado, soltanto lui forse. E vediamo un attimo anche l'autoritratto di Leonardo. Ecco, qui si autorappresenta con questa sanguigna su carta, si chiama, e rappresenta appunto il suo volto, che dice tutto del tempo che è passato sul suo viso e tutta l'esperienza che ha avuto. Questo disegno è conservato alla Biblioteca Reale di Torino e lì si può vedere. Adesso poi vi dirò dove potete vedere delle cose di Leonardo qui nel nostro paese e dove potete andare a studiare, leggere, eventualmente se vi interessa il suo pensiero. Ma siamo a Firenze e torniamo dove Leonardo si inserisce nella società e cerca di attraverso la pittura di realizzarsi, entrare nella società fiorentina. Lo fa benissimo perché il padre lo accompagna nella bottega di Andrea del Verrocchio, che era la bottega di pittura più importante di Firenze, e qui si formavano Botticelli, è andato anche Michelangelo, cioè grandissimi pittori. Leonardo in breve tempo riuscirà, diciamo, a far compiere tutti gli studi, a prendere tutte le tecniche ed entrare di diritto nella Compagnia di San Luca, ma lui si
rifiuterà, perché poi comunque continuerà a dipingere per conto suo e a lavorare anche per conto dei medici. C'è la famiglia, famiglia Medici a Firenze, che è molto potente e valorizza molto il talento di Leonardo, glielo lascia esprimere liberamente, per cui in questo periodo Leonardo cresce moltissimo in tutti i campi, soprattutto anche in quello dell'ingegneria e dell'anatomia. Dell'anatomia lui compie degli studi di medicina molto accurati, ma li fa tutti attraverso i suoi disegni. Adesso poi vedremo anche dei disegni molto dettagliati che si distinguono infatti dagli altri disegni che sono quelli artistici. Leonardo è il primo che ha iniziato a fare praticamente le autopsie, perché prima questo non avveniva. Lui prendeva anche gli animali, li portava in casa morti, li sezionava, li studiava, addirittura studiava proprio gli atteggiamenti anche delle persone nella morte. Per un certo periodo di tempo accudisce un signore molto molto anziano, che infatti sta per compiere 100 anni, e non è per bontà o per stargli accanto perché affezionato, ma è perché vuole capire su un uomo sano, assolutamente sano, molto anziano, come avviene una dolce morte. E infatti arriva al punto in cui questa persona gli confida: io sto benissimo, domani compio 100 anni e sono soltanto molto stanco. Nella notte si addormenta e muore, e Leonardo è testimone di questa dolce morte. E quindi questo per farvi capire qual era la sua sete proprio di conoscenza e di studio approfondito della natura, soprattutto della natura dell'uomo. Ora vedremo, non vi ho detto ancora tutto di Leonardo sulla sua vita, spero che insomma di non annoiarvi, che sia una cosa abbastanza interessante. Allora lui è a Firenze e a un certo punto i medici perdono potere, c'è la congiura dei pazzi, i francesi invadono Firenze e lui è anche un po' stufo di stare in quell'ambiente e invia un curriculum, che ovviamente in allora non era così, scritto non di suo pugno, ma scritto da uno scrittore professionista, a Ludovico il Moro, quindi Ludovico Sforza di Milano, che aveva appena preso potere a Milano, perché vuole cambiare città. Vuole andare lì alla corte di un mecenate molto colto e molto generoso, perché comunque Leonardo ha sempre dei problemi anche economici, finanziari, perché appunto vuole investire tantissimo in tutte le cose che studia e che vuole conoscere. Addirittura tra i vari gossip si dice che Leonardo, quando andava a cena a casa di qualcuno, lo tempestava assolutamente di domande, cioè stressante, ecco, perché comunque lui voleva conoscere tutto, sapere tutto, era un continuo turbinio di pensieri che non riuscivano mai a fermarsi. E quindi se ne va da Firenze, scrive questo curriculum dove dice che lui è un ingegnere militare e sa costruire delle macchine da guerra incredibili, che fanno cose mai viste, cose che in realtà Leonardo probabilmente non sapeva fare, ma diciamo che tiene su bene alle sue azioni e convince Ludovico il Moro, che non era il mecenate colto, l'intellettuale tipo Lorenzo de' Medici, ma era un uomo di potere, e quindi lo accoglie a Milano, dove si fermerà per 17 anni. In allora andare a Milano non era come adesso, ci voleva una settimana, si cambiava lingua, si cambiava moneta, e Milano non era la città sofisticata ed elegante che era in allora Firenze, era una città medievale tutto sommato. Quindi Leonardo arriva e ovviamente si fa subito strada con le sue meravigliose opere. Aveva una caratteristica però: siccome era interessato a scoprire cose nuove, quindi non arrivare poi al fondo dell'opera, magari realizzava una cosa nuova, poi si stufava, e quindi spesso lasciava delle opere incompiute. Lo fa a Firenze con l'Adorazione dei Magi, che poi verrà finita da Filippo Lippi, e quindi lo fa nel 1481 prima di andare a Milano, e poi lo fa più volte, lo fa anche con il cavallo di bronzo, che è il monumento equestre davanti all'ippodromo di Milano che c'è ancora adesso, che non viene finito. Ma subito dopo gli commissiona Ludovico il Moro il Cenacolo, e quindi lì compie un'opera di incomparabile bellezza, che probabilmente conoscerete, che poi vedremo e di cui parleremo. Ovviamente non mi soffermo troppo su ogni particolare, perché dobbiamo parlare anche di Van Gogh e vedere i dipinti, e quindi io vi dico un po' a fiume, così tutte le cose che mi sembrano più interessanti per capirne la figura.
Allora, Leonardo a Milano, dopodiché insomma, fa questi ritratti bellissimi che hanno qualcosa di veramente nuovo. Quindi abbiamo visto i quattro cardini della poetica leonardiana sono, però ve li spiegherò meglio quando vediamo i dipinti, la prospettiva aerea, la torsione della figura, i moti dell'anima e lo sfumato. Adesso vedremo ovviamente solo le opere più importanti, altrimenti mi dovrei tenere qui fino a mezzanotte, no? Non mi sembra il caso. E mi sembra della vita, no, non ho detto tutto, perché poi da Milano torna ancora a Firenze, va a Vigevano, Pavia, Mantova. Nel 1517 viene chiamato alla corte di Francia del Luigi I, quindi va in Francia, si porta dietro la Gioconda. Muore lì nel 1519 tra le braccia di Luigi I a 67 anni nel castello di Amboise sulla Loira ed è sepolto ancora lì. Anzi, sembra che poi non ci siano più i resti, adesso su questa cosa non so bene, ho letto alcune cose, sembra che poi nelle guerre successive siano stati trafugati i resti, comunque è stato sepolto lì. Un attimo respiro e vediamo i disegni. Allora, i disegni di Leonardo, abbiamo detto che in linea di massima sono di due tipi diversi. Ci sono quelli artistici, allora, questo è il primo disegno in assoluto di Leonardo, che rappresenta la vallata dell'Arno, più o meno a 5 km da casa sua. Lui era nato proprio in una casa immersa nella campagna ad Anchiano, a 5 km da Vinci, dove esiste ancora il museo adesso. Questo quindi il primo disegno dove si vede questo tratteggio particolare, che però questo fa parte dei disegni artistici. Il più bello però tra i disegni artistici è la testa femminile, ce ne sono più di una, che vedete questo meraviglioso viso di fanciulla che sembra quasi un'apparizione, no? Quindi usa molto queste sfumature, questa nebbiolina intorno, un disegno particolare che viene fatto poi sfumando tutto e rendendo questa nebbiolina dalla quale sembra apparire questo bellissimo volto dalle proporzioni perfette. Qual è il segreto di Leonardo, quindi delle espressioni dei suoi volti? Sono i moti dell'anima di cui vi ho accennato prima. I moti dell'anima sono quelle emozioni che lui riesce a rendere, che traspaiono proprio dall'interiorità, quindi sono dei ritratti psicologici, non sono dei ritratti appunto celebrativi che mostrano, non so, la potenza del personaggio, sono proprio ritratti che mostrano le emozioni e quindi tutte le ambiguità, tutti i segreti, i pensieri, addirittura il tempo che passa, lo vedremo soprattutto nella Gioconda, questa cosa che è l'icona della pittura in assoluto. Andiamo avanti con i disegni, vediamo se c'è qualcosa. Ecco, questi sono i disegni anatomici, completamente diversi dagli altri. Non c'è sfumatura, non sono particolarmente contornati, sono tratteggiati con delle linee che spiegano proprio i dettagli. Voi vedete che per mostrare il cranio addirittura c'è una parte del cranio in prospettiva e l'altra in proiezione ortogonale, perché si riesce a vedere meglio. Cioè, Leonardo riusciva a riprodurre esattamente quello che voleva esprimere, cioè aveva una capacità incredibile di esprimere proprio l'emozione, le sensazioni in alcuni casi e in questo caso di mostrare il dettaglio. Non so, ci sono dei dipinti, non so, la Vergine delle Rocce che è al Louvre, dove c'è proprio un esempio minuzioso di botanica, paesaggio umido, roccioso, con tutti i dettagli di botanica raffinatissimi, cioè delle cose che io credo non abbia mai fatto nessun altro, infatti Leonardo. Vediamo, questo è un cartonato per l'opera di Sant'Anna e la Vergine Maria, che è bellissimo, però è andato perso come opera. Vediamo il prossimo. Questa è una delle macchine di Leonardo, sono le ali per volare, perché comunque lui già vedeva la necessità, sapeva che più secoli dopo avremmo fatto gli aerei, cioè sentiva già questa esigenza che un uomo del suo tempo non aveva neanche nell'anticamera del cervello. Vediamo. Questo è un altro esempio bellissimo di apparizione di viso angelico, quindi una donna angelica, bellissima, con questi dettagli raffinati del copricapo. Andiamo avanti. E questo è uno studio delle mani, bellissimo proprio il movimento delle mani che solo Leonardo sa rendere così. Andiamo avanti.
Questo è l'uomo vitruviano, forse uno dei disegni più conosciuti in assoluto, è il simbolo della perfezione, l'uomo dall'anatomia perfetta inserito nel quadrato che rappresenta la Terra, che a sua volta è inserita nel cerchio che rappresenta l'universo. Questo l'aveva teorizzato la teoria della perfezione di Platone. E l'uomo vitruviano fa riferimento, poi tutte queste spiegazioni che ci sono in alto e in fondo praticamente si rifanno a Vitruvio, che era un architetto romano che era uno dei più conosciuti nella storia e faceva riferimento quindi all'architettura perfetta dell'uomo inserito nel contesto universale. Adesso qui iniziano i dipinti. Questo è il battesimo di Cristo, che in realtà non è un'opera di Leonardo da Vinci, è un'opera di Andrea del Verrocchio. Infatti tutta questa parte, la prima parte escluso un angelo in particolare, è stato dipinto da Andrea del Verrocchio ed altri allievi della sua scuola. Infatti è un tipo di pittura scultorea, ancora diciamo, molto quattrocentesca. I dettagli veramente qui ci sono, sono Giovanni Battista che dà il battesimo a Gesù Cristo, ci sono l'uccella, la colomba che rappresenta il bene e il rapace nero che rappresenta il male. C'è un paesaggio che ben si inserisce come contesto naturale dietro a Cristo e due angeli che assistono al battesimo e guardano lo spettatore come per attirare lo sguardo verso Cristo. Uno di questi angeli, il più bello, il più luminoso, è quello che è stato disegnato e dipinto da Leonardo. Dopo questo dipinto Andrea del Verrocchio ha rinunciato a continuare a dipingere perché l'angelo di Leonardo era troppo bello e quindi lui ha capito di essere stato assolutamente superato come tipo di pittura e non ha più dipinto nulla. Questo dipinto è alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Allora, questo è il ritratto di Ginevra Benci. È forse il primo ritratto che ha fatto Leonardo, quindi questa immagine non si vede benissimo perché non è un'immagine nitida, mi ha fatto un po' fatica a scaricarlo, infatti si faceva abbastanza fatica. E Ginevra era la figlia di un amico di famiglia di Ser Piero da Vinci, quindi padre di Leonardo, un banchiere molto potente a Firenze. Questa è Ginevra. E si è capito che è Ginevra Benci proprio perché adesso qui si vede malissimo, però dietro c'è un ginepro, ci sono degli altri arbusti di ginepro che sono praticamente rappresentano il nome Ginevra. E quindi hanno capito che era lei, perché sapevano che era stato fatto questo ritratto, e lei era una delle donne più colte di Firenze, della Firenze dell'epoca. Questo ritratto è la National Gallery di Washington. Andiamo avanti. Questo lo conoscete tutti, la Dama di Vermellino, bellissimo ritratto milanese fatto su commissione di Ludovico il Moro per Cecilia Gallerani, che era la sua presunta amante. Cecilia è una ragazza molto giovane, bellissima, che viene ritratta in questo contesto quasi come se fosse una foto. Questo dipinto è l'antesignano della fotografia, che interesserà ai nostri amici fotografi presenti, perché Leonardo ha fatto uno studio sull'opaco lucido e ha riprodotto i dettagli, la collana sembra vera, e quindi c'è proprio curato nel dettaglio, c'è questo elemento diciamo che caratterizza il disegno dello sfondo scuro, l'Ermellino è chiarissimo, ed è il simbolo della purezza che incarna la bella Cecilia, no? Quindi Cecilia, la giovinezza, la purezza, e era in allora, essendo un amante di Ludovico il Moro, molto potente. E cosa possiamo dire? Qui il moto dell'anima è proprio evidente, anche dalla rotazione del collo, perché il movimento che viene reso per la prima volta da Leonardo, perché la ragazza sembra colta nell'attimo in cui è chiamata da qualcuno, si volta, e quindi ha questa espressione di assoluta spontaneità, autenticità. E quindi questo è proprio uno dei ritratti in assoluto più famosi, come c'è la Belle Ferroniera, ce ne sono molti altri belli, però questo qui forse in assoluto, ed è servito come ispirazione a Raffaello, che poi ha fatto la Dama con il mio corpo, comunque lo stesso molto famoso. Questo è un altro dipinto meraviglioso di cui si può dire moltissimo,
ovviamente noterete l'espressione del volto di Sant'Anna che tiene in braccio Maria, che a sua volta cerca di prendere Gesù, che va verso l'agnellino che rappresenta la passione di Cristo. Queste sono le tre generazioni di Cristo, quindi la nonna, la mamma e lui. Questo quadro è bellissimo, soprattutto per il movimento che c'è, addirittura pare, in certi momenti, se guardate, sembrano due movimenti diversi della stessa persona che si inchina, no? Quindi questa resa del movimento è davvero eccezionale. Questo quadro, non mi ricordo, mi sembra che sia l'ombra. No, di dubbi, non sono sicura. Andiamo avanti. Questo è quello che vi dicevo prima, purtroppo non si vede bene, la Vergine delle Rocce, però questo è il Louvre sicuramente, anzi ce n'è una coppia al Louvre, una Londra più piccola. Anche questo quadro è meraviglioso, c'è questo paesaggio retrostante, con un paesaggio roccioso, umido, acquatico, con tutte queste piante, ci sono i dettagli, proprio sono un botanico, poteva rendere così, mi spiace che non si veda bene, perché purtroppo non è nitida l'immagine. Qui c'è San Giovannino che viene protetto da Sant'Anna e indica verso Gesù Cristo, che ha questo angelo che gli presenta San Giovanni, gli presenta nel senso che San Giovanni, allora, sulla base dei Vangeli apocrifi, sembra che questa vicenda sia venuta quando c'era stata la strage di Erode, e quindi San Giovannino era stato protetto dalla madre Elisabetta, che l'aveva portato in una montagna, e lì c'era stata l'apparizione della Madonna con Gesù, per cui questo dipinto era stato commissionato per una parte d'altare riguardo a questo episodio. Infatti da allora questi episodi venivano molto riprodotti nella serie dell'arte sacra. Andiamo avanti. Questa è la Madonna del Garofano, che si torna indietro nel tempo, è una delle prime Madonne di Leonardo, molto bella. Anche qui si vede già questa bellezza particolare, con un volto che ricorda proprio i volti leonardeschi come la Gioconda, e con questo particolare del garofano che viene offerto al bambino, è molto particolare, quasi illusionistica, la sensazione creata da questa caraffa, questa anfora trasparente che viene posizionata in questo punto. Procediamo. Allora, questo è forse l'ultimo dipinto di Leonardo, San Giovanni Battista, bellissimo, che insieme alla Gioconda è la sintesi di tutta la sua arte pittorica, tutti i suoi stili, lo sfumato in assoluto. Vedete questo volto, che è quello di un santo, ma nello stesso tempo sensuale, misterioso, intrigante, quasi un po' androgeno, se vogliamo dire. Infatti poi ci saranno tutte le interpretazioni della Gioconda, che è molto che assomiglia a quello del ragazzo che è fatto da modello a San Giovanni Battista, che a sua volta ricorda il Salai, che era uno dei due ragazzi che pare siano stati, si presume possano essere stati compagni di vita di Leonardo. Il Salai era un ragazzino che era andato a bottega di Leonardo molto, molto giovane, però un ragazzino un po', diciamo, dell'imprentello, che rubava i soldi, e si è fatto poi uccidere una rissa, e quindi poi, vabbè, poi ha conosciuto Francesco Menzi, però lui ha fatto il riferimento al Salai, si dice, non è sicuro, non è sicuro nulla sulle leggende che grazie intorno alla figura di Leonardo, e questo dito levato che punta verso la dimensione spirituale pare alludere all'eterno, no? Quindi sembra un po' un quadro veramente conclusivo della sua arte. E questo, andiamo avanti, vediamo. Questa è l'Adorazione dei Magi, l'opera di cui vi ho parlato prima, che è stata fatta nel 1481, poco prima che Leonardo partisse per Milano, e era stata commissionata per la chiesa di Fiorenza di San Donato di Scopete, che praticamente è rimasto incompiuto e poi terminato da Filippo Lippi. Però qui c'è già tutto questo contesto di movimento di varie persone, che poi vedremo nella prossima opera del Cenacolo, che sì, diciamo, era già un preludio a quel gruppo, quel corpus di figure in movimento, che ha un qualcosa di cinematografico, che è sempre una delle innovazioni che ha portato Leonardo. Vediamo
Il cenacolo, vabbè, qui c'è poco da dire, ci ho messo 4 anni a dipingerlo. Purtroppo l'ha fatto con una tempera grassa sul tonaco e quindi si sta rovinando con il tempo. Hanno fatto tantissimi restauri, ma purtroppo sarà impossibile salvarlo nella sua bellezza. Già poco dopo che Leonardo l'aveva completato si era già reso conto di aver fatto un errore comunque nel dipingerlo in questo modo. E la rappresentazione della parte del Vangelo di San Matteo, quel momento in cui Gesù Cristo dice: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Colpo di scena, questo è il movimento degli apostoli che sono stupiti dalla rivelazione di Gesù Cristo. L'unico che non è stupito, anzi, che avvicina la mano e viva, perché lui sa già quello che succederà. Tutti gli altri sono agitati, lieti, trasmettono con i volti, quindi i moti dell'anima, tutte le loro sensazioni. L'unico che resta impassibile è Gesù Cristo, che infatti ha il volto invece inespressivo in questo caso, è lui che fa la rivelazione. E sapete che è stato realizzato da Leonardo da Vinci su commissione di Ludovico il Moro per il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano, e lì è possibile vederlo ancora adesso su appuntamento. Fanno entrare soltanto 15 persone in 30 minuti, però è una funzione ripetibile, io ci sono stata, lo consiglio vivamente a tutti, che è un'opera meravigliosa. Vediamo, penso verso l'ultima, che non ha bisogno di nessun commento, si potrà scrivere un'enciclopedia a riguardo. È l'icona della cultura in assoluto, la Gioconda, che quindi il ritratto più celebre che ha condotto Leonardo, su commissione di un nobile uomo che si chiamava Francesco del Giocondo, quindi la Gioconda di Lisa Gherardini, che probabilmente nel momento in cui è stata dipinta era in attesa di un bambino. Vediamo questo paesaggio. Ecco, qui vi parlo un momento della prospettiva aerea, la prospettiva di Leonardo, di cui non vi ho parlato, mi sembra. Praticamente Leonardo aveva studiato la profondità, quindi la tridimensionalità la bidimensionalità del dipinto attraverso lo studio dell'aria, cioè le cose più lontane avevano l'aria più rarefatta, quelle vicino il contrario, più densa, e quindi avevano praticamente erano meno nitide. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors change you. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand.
Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Still your love was true, and when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. Would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Benissimo, spero vi sia piaciuta, è una canzone molto bella che a me è entrata nella testa da quando l'ho scoperta, l'ascolto spesso perché mi introduce proprio in questo spirito van goghiano, diciamo, di una persona che è molto sola, quindi come dire, che non si è mai inserito veramente nella società, ma tanto desideroso di amore, di affetto, sempre alla ricerca di un rapporto umano profondo che ha avuto soltanto con una persona nella vita, che è il fratello. Poi vedremo, appunto, avevo già accennato a questo tipo di rapporto, ma vediamo un po' la sua vita e il suo percorso artistico. Quindi vi faccio fare un salto esatto di 400 anni nella storia dell'arte, perché Vincent van Gogh nasce in un paesino dell'Olanda settentrionale nel 1853, il 30 marzo, e vive purtroppo soltanto 37 anni. E in questa sua breve vita solo una piccola parte, gli ultimi 9-10 anni, sono dedicati alla pittura, ma fin da bambino anche lui disegna, no? Perché siamo partiti dal disegno, ce ne sono circa 1000 che sono rimasti i disegni di Van Gogh e 900 dipinti. Quindi in quegli anni in cui si è dedicato all'arte è stata, cioè, una produzione forsennata, perché ha capito solo ad un certo punto della sua vita di avere bisogno dell'arte e della pittura, di raffigurare per poter esprimere la sua interiorità e cercare di avvicinarsi al mondo. Alla fine fa una grande rinuncia quando raggiunge il massimo del suo stile,
attraverso l'uso del colore nel luogo giusto che gli scatena la vera ispirazione e realizza la sua ricerca stilistica, rinuncia al mondo e si suicida. Quindi Van Gogh è veramente un disadattato fin da bambino, è il primogenito di altri 6 fratelli, ma in realtà cresce vedendo la tomba del suo fratellino morto prima di lui, che si chiamava Vincent, e vede questa tomba nel giardino. Lui è figlio di pastori protestanti, è molto religioso, ha una religiosità molto cupa, seria, fervente, quasi fanatico in questa cosa. Infatti vive isolato e sempre vicino agli ultimi, ai fragili, ai deboli, ai poveri. E a un certo punto, infatti, della sua vita decide addirittura di iscriversi alla facoltà di teologia, ma non supera l'esame. Prima di ciò, siccome a scuola non andava bene, aveva uno scarso rendimento scolastico, e parliamo di un genio, che quindi, come vi ho detto, è riuscito a capire cose della scienza che probabilmente nessuno di noi capirà mai veramente fino in fondo, e, probabilmente anche per questa sua capacità di inserirsi nella società, quindi nel contesto anche della scuola, si è sempre sentito ultimo, e anche con delle manie di persecuzione, cioè temeva di essere deriso, temeva di essere rifiutato. Anche io ho letto il libro della sorella Elizabeth, la sorella più giovane, che descrive in modo più dolce anche tutte le sue crisi psicotiche, non parla di suicidio, alla fine dice solo che muore, non dice come, che racconta dell'infanzia. Lui era già un bambino molto schivo, isolato, sempre distante dagli altri, non raccontava nulla di sé, e infatti i fratelli più giovani quasi non lo conoscevano, e soltanto con Teo, più giovane di 4 anni, che instaura un rapporto profondo quando inizia a spostarsi, diciamo, da casa, quando va a lavorare, vanno a lavorare all'estero tutti e due, quindi iniziano una fitta rete di corrispondenza. Sono le famose lettere che ci sono rimaste e che ci parlano di lui. Sono circa 600, quindi era una produzione più intensa quella di Vincent verso Teo. Di Teo abbiamo soltanto 40 lettere, quindi gli rispondeva, ma era soprattutto lui che aveva bisogno di comunicare assolutamente al fratello tutto di sé. Era una ricerca disperata di un legame che comunque lui desiderava avere anche con altre persone, anche nell'amore, è sempre stato rifiutato, e quindi questo poco per volta gli creò delle crisi sempre più intense. Teniamo presente che la famiglia di Van Gogh aveva dei precedenti di persone, diciamo, con dei problemi psichici forti. Anche un'altra delle sorelle si è suicidata, è stata in manicomio, e anche il fratello poi a seguire, quindi diciamo che era proprio una malattia che avevano anche in famiglia, e che si acuisce con questa solitudine, con i rifiuti. A un certo punto, diciamo che Vincent ha un periodo della vita in cui si dedica molto, purtroppo, anche all'alcol, beve l'assenso, che era molto in voga in quell'epoca, la cosiddetta fata verde, che però creava delle allucinazioni e faceva vedere gli oggetti gialli, molto più gialli del normale. Quindi questo, poi vedremo che cosa significa il giallo per Van Gogh, e il suo colore preferito è il colore della bellezza e della vitalità in alcuni dipinti, e il colore della morte negli ultimi. Quindi ci sono vari gialli, c'è il giallo più scuro, quello cupo, quello della fine, poi vedremo dell'ultimo dipinto, mentre un'altra cosa è il giallo dei girasoli. I girasoli sono ricorrenti nei dipinti di Van Gogh perché rappresentano la vita e la voglia di vivere, e ce ne sono due serie, quelli di Parigi e quelli di Arles. Ma vediamo un attimo un breve percorso della sua vita. Quindi va male a scuola, non lo fanno studiare, lo mandano a lavorare in una casa d'arte molto famosa, che aveva delle filiali anche all'estero. La base era a Parigi, era la casa Goupil e Company. Il fratello va a lavorare a Bruxelles, lui va a lavorare a Londra. Molto bravo, capisce molto d'arte, quindi la conosce da vicino, ma a un certo punto si stufa, perché comunque ha un brutto carattere, non riesce ad andare d'accordo con nessuno, non è capace di avere relazioni sociali, quindi litiga con tutti dopo poco tempo, per cui lascia quel lavoro. Fa l'insegnante di inglese per un po', anche quello lo stufa, non è la sua strada. Dopodiché torna in Olanda e si iscrive quindi alla facoltà di teologia, perché vuole fare
il pastore protestante, ma non passa l'esame, va a lavorare quindi tra i minatori, va a predicare, a fare l'apostolato tra i minatori del Borinage, che era una regione mineraria del Belgio molto molto povera. Anche qui è talmente fanatico nelle sue predicazioni che a un certo punto non gli viene rinnovato l'incarico. Quindi a questo punto inizia a dipingere, a disegnare in modo più fervente e capisce che l'arte è la sua strada. E lo fa dapprima in Olanda, a questo punto non ha una formazione artistica accademica, ma va a scuola da un loro cugino acquisito, Mauve, che in allora faceva parte della scuola di spicco dell'AIA, ma anche con questo litiga e a un certo punto se ne va, quindi inizia a studiare i calchi di gesso, i modelli eccetera, studia i manuali di autoapprendimento. Diciamo che la sua scuola iniziale sarà quella di Barbizon e di Millet, quindi quello proprio del realismo della terra, del contadino, dell'uomo povero. I suoi primi dipinti sono quelli che riguardano i tessitori oppure il bellissimo mangiatore di patate, però non è il vero Van Gogh, quello dei dipinti che conosciamo noi, perché la sua tavolozza è scura, è cupa, ha i colori della terra. Praticamente i mangiatori di patate, che forse ci sono, hanno questi colori molto scuri, tristi, cioè parlano, ci narrano di questi contadini che tutto il giorno lavorano la terra, sono poverissimi, mangiano le patate che coltivano loro, no? Quindi si meritano di mangiare quelle patate perché sono il frutto della loro fatica e del loro lavoro, purtroppo sono miseri, no? Quindi sempre questo contatto con gli ultimi, con i fragili, con i deboli, che però lo rendono ancora più fragile. Però sicuramente li avete già visti, saprete di cosa parlo, è passato, ecco, io adesso, ecco, l'avete visto nel video della canzone. Quindi a questo punto Vincent Van Gogh va a Parigi. A Parigi, Parigi scopre un mondo nuovo, mentre prima non apprezzava gli impressionisti perché diceva che erano con dei colori troppo sgargianti, troppo chiari, non gli piacevano, non dicevano nulla. In realtà li scopre, conosce Monet, Pissarro, conosce un sacco di impressionisti, li emoziona, non farà mai parte della loro scuola, ma scopre il colore, che è fondamentale, perché lui col colore a un certo punto rende anche la profondità, la sua prospettiva è data, spremeva tubetti interi di colore sulle tele alla fine, quindi queste pennellate molto spesse, vorticose, proprio quelle degli ultimi tempi, sono quelle del vero Van Gogh, dove viene fuori tutta questa sua irruenza. E quindi a Parigi diciamo che impara a fare i dipinti veri, quelli colorati, quelli belli che conosciamo, quindi girasoli, i suoi temi sono i cipressi, sono o ritratti o comunque temi che riguardano il paesaggio, i fiori, i cipressi che guardano verso l'alto, quindi verso la meditazione spirituale, cerca comunque di esprimersi. Lui, Van Gogh, cerca se stesso, cerca di esprimere la sua interiorità, proprio una ricerca disperata che però lo porta sempre più verso la solitudine. Stufo della grande città, ha conosciuto Gauguin ed Émile Bernard e Pissarro, decide come Gauguin di partire, di lasciare Parigi, ma senza andare in Martinica come lui, sceglie di andare nella campagna provenzale, che è bellissima perché è ricca di colori, il sole giallo, i tramonti arancioni, quindi qui in quella natura si immerge e felice affitta la casa gialla in Provenza, una casa dove lui vorrebbe creare una comunità di artisti, quindi trovarsi insieme. Quindi c'è sempre questa ricerca disperata di un legame, di essere inserito nella società, di far parte di un qualcosa che lo possa far sentire vivo e accettato dal mondo. E quindi invita lì Gauguin. Gauguin è un tipo difficile, completamente diverso, molto convinto di sé, non gliene frega molto in realtà di Van Gogh. Accetta l'invito, va a stare da lui per un po', ma dipingono moltissimo insieme nella campagna, ma iniziano a discutere su qualunque cosa. Vincent è molto molto permaloso, se la prende per tutto, e a un certo punto Gauguin lo dipinge mentre lui sta facendo il vaso dei girasoli, però con un'espressione da folle.
Van Gogh, che sapeva di essere pazzo, si offende tantissimo per questa cosa e qui ha una crisi psicotica molto forte e si taglia un orecchio. Questo orecchio lo porta ad una prostituta di un bordello che frequentava per darglielo come regalo affettivo da tenere, quindi capite il tipo di psicologia di questo grandissimo genio della pittura, che ci ha lasciato delle opere di bellezza inestimabile, ma che aveva veramente dei problemi molto seri. Prima di questo periodo vive anche con una prostituta, si fa mantenere sempre dal fratello. Da quando inizia a dipingere lo mantiene totalmente il fratello Theo, che continua a lavorare in questa grande bottega d'arte, che cerca comunque di promuovere le sue opere, di farlo conoscere. E infatti alla fine, diciamo che nella sua vita vende un solo quadro e inizia a diventare famoso, ad essere capito, compreso, scoperto, quando decide di suicidarsi. Questa cosa qui penso più o meno la sappiate tutti, ma vediamo nel dettaglio che cosa è la follia di Van Gogh, perché è praticamente un insieme di crisi epilettiche, crisi di ira, che fanno in modo che lui si faccia del male da solo. Ad esempio, per un rifiuto d'amore, una volta si brucia una parte di mano, quindi c'è questo desiderio di farsi del male, quindi di non accettarsi mai veramente, e cerca l'aiuto nel prossimo, che però non riceverà mai. E viene rinchiuso dopo questo episodio dell'orecchio tagliato, si fa ricoverare, avrà ricoveri frequenti i manicomi di quella zona, in particolare vicino a Saint-Rémy, a Saint-Paul-de-Mausole, dove fa delle opere bellissime. Dipinge gli iris, che sono di una bellezza incantevole, poi li vedremo. Fa la notte stellata sul Rodano, che è meravigliosa, perché amava molto dipingere la notte, soprattutto sul fare dell'alba, con le ultime luci, cioè con le ultime luci delle stelle, prima che facesse l'alba, e fa la notte stellata, che è Starry Night, che forse che è il dipinto più famoso, quello forse più bello in assoluto. Io, quando sono stata fortunatamente a New York, sono riuscita ad andare al MoMA e lì ho visto i cipressi e mi è rimasto nel cuore Starry Night, perché è un'emozione fortissima, ci sono cose meravigliose, ma quell'emozione lì non me la dimenticherò mai, perché è di un impatto pazzesco. Trasmette proprio, Starry Night ha un'energia misteriosa che proprio si capisce che ha un qualcosa di speciale, e infatti in Starry Night gli scienziati nel 2004, guardando con il telescopio di Hubble, guardando la polvere interstellare intorno ai pianeti, si sono ricordati di Starry Night e si sono chiesti come mai tutti in questa polvere interstellare vedevano il dipinto, cioè si ricordavano del dipinto di Van Gogh. Allora sono andati a studiare i dipinti di Van Gogh, non tutti, ma quelli in cui il pittore aveva le crisi psicotiche, e in particolare quella della notte stellata. Lui riusciva a percepire un qualcosa che normalmente la mente umana, proprio per come è suddiviso il cervello nostro, non riesce a percepire insieme, e quindi lui rende la luminanza, che è il baluginare della luce, che proprio scientificamente varia la distanza di 2 pixel di unità di misura, perché gli scienziati hanno digitalizzato queste opere, hanno scoperto questa cosa, e lui è riuscito, senza neanche rendersene conto, a rendere questo concetto della turbolenza, quindi della dinamica dei fluidi, che in realtà quando l'ha dipinta Van Gogh neanche si sapeva che esistesse. 60 anni dopo, Kolmogorov ha fatto un'equazione dove, come matematica, non è neanche riuscito completamente a rappresentare questo concetto, che è difficilissimo da comprendere, ma lo ha rappresentato lui, che quindi, pur con la sua mente malata, è riuscito ad arrivare a un livello talmente profondo a rappresentare questa bellezza meravigliosa che dà proprio il senso del movimento, il paesaggio, che nessuno è mai riuscito ad interpretare. E c'è soltanto in alcuni dipinti, ad esempio in Autoritratto con la pipa, dove Van Gogh stava bene, era in un momento di crisi, non c'è assolutamente questa cosa, non riescono a coglierla, perché sono, non so se puoi metterlo solo un attimo, Notte stellata, visto che l'ho spiegato adesso, questi mulinelli, no, dopo l'altro, questi mulinelli, questo baluginare di luci,
rendono proprio il movimento della luce che deriva dall'impressionismo, però lui è riuscito a renderla proprio come il mulinello, perché quando scende la cascata d'acqua e crea il mulinello con quel vortice, la stessa energia che c'è nel vortice più grande si trasmette anche a tutti i mulinelli più piccoli che si creano nell'acqua. Questo movimento qui lo ha anche la luce, che è detta luminanza. Però il nostro cervello riesce a cogliere solo una delle due cose contemporaneamente. Probabilmente Van Gogh, forse anche perché, non so, fatto di alcol, io questo non lo so, però solo lui è riuscito a cogliere questa cosa. Pensate che il filosofo Heisenberg ha detto che quando morirà a Dio farà due domande: il perché della relatività e il perché della dinamica dei fluidi, quindi della turbolenza. Ed è sicuro che alla prima gli risponderà, alla seconda non si sa. Per cui è talmente difficile da comprendere, quindi pensate quanto fosse avanti, quindi la genialità nella fragilità. Quindi questo, diciamo che con questo, adesso vediamo anche tutte le altre opere, ma io penso di avervi trasmesso la mia emozione nello studiare queste cose. Quando ho accettato di fare questa serata simpatica, insomma, che è una cosa di mesi fa, io stavo facendo questa ricerca perché ho scritto un articolo su questo dipinto e mi ha talmente affascinato che penso di aver rotto le scatole a casa anche ai miei, ai miei figli, eccetera, con questa cosa che ho fatto vedere il video a tutti, perché mi ha veramente colpito, perché è vero che c'è questo movimento che dà questa emozione, e capire da dove ci arrivano le emozioni attraverso l'arte, secondo me, fa la differenza rispetto al semplice libro di studio che uno magari studia a scuola tanto per sapere le cose. Qui forse riusciamo a arrivare all'emozione, che è quello che alla fine ci fa godere della bellezza di queste opere. Vediamo quindi insieme i dipinti più importanti di Van Gogh, che dopo, abbiamo detto, questi dipinti ha delle crisi molto forti, entra ed esce dal manicomio e esce soltanto mentre è ricoverato per andare in campagna a dipingere. E non si allontana, c'è praticamente un parco chiuso con dei sassi, lui stesso teme di uscire al mondo, quindi non si allontana ma sta nei giardini interni e riproduce tutti i fiori, le bellezze della natura, che lì è veramente rigogliosa e meravigliosa, quindi il sud della Francia con questo sole intenso e tutto, ma anche dei dipinti vediamo proprio il passaggio dei colori e dei campi di grano, che sono una tematica che da sempre è nei quadri di Van Gogh, diciamo da Parigi in poi, dove però la natura non è più amica dell'uomo, quindi non si immerge più nella natura per sentirsi felice, ma la sente come nemica, cioè la natura che lo, con la sua turbolenza, lo sovrasta e quindi lo schiaccia. A quel punto, l'ultimo dipinto, andiamo subito sull'ultimo, poi gli altri li facciamo vedere dopo, quello del campo di grano con corvi, è il suo ultimo dipinto in assoluto, questo. Vedete, questo è proprio il suo testamento, dove dice praticamente che è un presagio di lutto, si suiciderà, dove questo giallo non è più il giallo dei girasoli, è un giallo che è come un mare in tempesta, sconvolto dal vento, il vento è un nemico, il cielo è plumbeo, i corvi annunciano la fine. Questi sentieri lui non li prenderà perché entra nel campo di grano ma si spara, non muore subito, torna nella casa dove viveva, e nella camera dove viveva, avvisano il fratello che il giorno dopo sta tutto il giorno insieme a lui, il 28 luglio del 1890, e alla fine quello che riesce a dirgli vorrei che fosse veramente la fine, muore. Il fratello morirà poi 6 mesi dopo, il loro legame quindi era fortissimo, non si spezzerà mai, nel senso che anche con il suicidio il fratello comunque lo perdona, lo comprende e lascerà quindi questo testamento scritto con tutte le sue lettere. Questa, diciamo, è la fine, nel senso che ha realizzato stilisticamente tutto quello che aveva dentro di sé, dopodiché ha rinunciato al mondo e quindi questo è il suo ultimo dipinto. Vediamo un attimo quelli prima. Questo è il mandorlo in fiore che aveva donato all'altro fratello per la nascita del figlio, questo è il simbolo di vita, però i colori sono molto molto pacati. Questa è la notte stellata che abbiamo appena visto. Torno un attimo sulla notte stellata. Non abbiamo parlato dei cipressi che ci sono anche qui. Questo paesaggio bellissimo, lui si affaccia alla finestra,
guarda appunto questo momento speciale con questo cielo completamente stellato prima che faccia l'alba e lo riproduce esattamente, e non è ovviamente realistico perché vedete questo, però è un effetto grandioso, secondo me è il quadro più bello in assoluto di Van Gogh. I girasoli li abbiamo visti, il mandorlo, questo ne abbiamo parlato, ecco gli iris. Volevo concludere così, questi iris che hanno questo blu meraviglioso, il blu è l'altro colore, perché, non perché comprimario del giallo, ma Van Gogh lo usa molto. Vedete, questo dipinto è di ispirazione dello stile giapponese, che era molto in voga nell'Ottocento, e infatti si nota da questi contorni neri, che diciamo stilizzano molto questa immagine di bellezza assoluta di questi fiori che nascono proprio in questa stagione. In questi giorni si fate delle passeggiate in collina, li potete vedere, sono fiori meravigliosi che ci parlano della bellezza che è riuscito a fermare Van Gogh. Io direi che con questo vi ho parlato dell'arte, della scienza, di questi due talenti geniali che ci hanno incantato e continuano a incantarci con le loro opere, e spero insomma di avervi, con questo connubio, di avervi inserito in un contesto che non abbia fatto confusione insomma tra i due, ma abbia reso in qualche modo le somiglianze, queste piccole cose che li uniscono.